questo è il provino per essere in Mission Impossible. Salve a tutti ragazzi, qua è il Valto 16 e oggi siamo tornati finalmente dopo un po' in una nuova recensione. Credo che siano 2 settimane che non pubblico recensioni e non è che non ho visto film, anzi ne ho visti. Potevo farla anche di Hotel Transilvania 3, ma vi dico la verità, Hotel Transilvania 3 è un film che mi è piaciuto, ma non così in maniera, ma, cioè, no, ma, cioè mi è piaciuto anche abbastanza, ma non ho spunti per fare una recensione, cioè non c'ho voglia di fare una recensione di Hotel Transilvania, ma la butto lì. Comunque basti vedere questo per dirvi che mi è piaciuto e se volete andarlo a vedere ve lo consiglio perché è un film divertente, colorato e animato veramente bene. Ma non siamo qui per parlare di Hotel Transilvania 3 perché siamo qui per parlare del film che attendevo di più quest'anno. E sì, lo attendevo anche più di Avengers Infinity War. Perché? Perché l'attore protagonista è il mio attore preferito. Perché questo film fa parte di una saga che è la mia saga cinematografica preferita. Quindi diciamo che ero molto, molto, molto hypato, diciamo così. Avevo tantissimo hype che non avete idea, stavo morendo dalla voglia di vederlo. Io veramente morivo perché purtroppo non è uscito un mese dopo in America e sto morendo, però sono riuscito a non spoilerarmi nulla, sono riuscito a vedermelo e a godermelo soprattutto. Anche se non al massimo per colpa di una sala non attrezzatissima. Però vabbè, comunque sto parlando di un film del 2018. Per la regia di Christopher McQuarrie sto parlando di Mission Impossible Fallout. Voi non avete idea io quanto cazzo amo Mission Impossible. Io vi giuro, io amo Mission Impossible. E ogni volta che esce in sala un film della saga di Mission Impossible, io sono contentissimo. Cioè, io veramente. È come quando c'è un bambino di, non lo so, 2 o 3 anni e ti porta per la prima volta, non lo so, in un parco attrazioni. O anche al cinema per la prima volta, vedi tutte queste cose. Io veramente, quando esce un Mission Impossible, sono così, impazzisco perché io amo Mission Impossible, mi piace da morire. Proprio il fatto di andare in sala a vedere le avventure di Ethan Hunt mi piace un casino. Io amo Mission Impossible. E questo Fallout mi ispirava particolarmente. E veramente, appena entrato in sala, qua ero gasatissimo. Proprio. Così vi giuro, saltavo. Poi soprattutto quando parte la solita presentazione iniziale, perché non so se lo sapete, ve lo dico, se siete fan della saga lo saprete, che ogni Mission Impossible parte in un modo preciso. Parte con un avvenimento, succede qualcosa all'inizio della pellicola, e poi esce una sorta di... cioè escono dei titoli di testa guidati da una miccia che piano piano si accende con il sottofondo della canzone ton 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 tan 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 tan. Così la canzone, il tema della saga di Mission Impossible e anche della serie TV da cui è tratta appunto la saga cinematografica. E quindi io in quel momento ero gasatissimo e saranno state ripagate le mie aspettative? Scopriamolo. Mission Impossible Fallout è uscito il 27 luglio in America con delle buonissime recensioni da parte dei critici americani. Il 97%, scusate, al 97% di recensioni positive su Rotten Tomatoes basato su 341 recensioni, con un voto medio di 8,5 e di 8,7 da parte della critica, dei top critici, scusate. Ma voto medio cosa vuol dire? Che il massimo voto che è andato è 7? No, voto medio vuol dire che generalmente ci sono voti che si aggirano tutto quello lì. Però ho visto tante recensioni che gli danno addirittura 10 su 10, 5 su 5, A più sulla scala di giudizio che va da A, B, C, D, F, Z, che cazzo ne so. Quindi veramente ottime recensioni. Il film viene giudicato come da tanti un capolavoro. E da tanti addirittura uno dei migliori film d'azione della storia del cinema. E cazzo, parliamone. Allora,
Dietro la macchina da presa torna Christopher McQuarrie e per la prima volta gira il film utilizzando anche il 3D, ma non mentre lo gira, però viene trasformato poi. Però le scene vengono fatte in tale modo da che poi il 3D possa essere utilizzato bene. Cioè, io non giro un film in 3D, lo giro in normale, però poi lo trasformo in 3D. Però cosa ha fatto McQuarrie? Ha fatto delle scene in no 3D che poi in 3D sarebbero state tranquillamente trasformate in maniera molto immersiva. Io non l'ho visto in IMAX 3D, che spero di riuscire a vederlo in seguito in IMAX 3D, però l'ho visto in Realtek 3D, che a me non piace, però anche qua veramente lo schermo dava una profondità, un'immagine veramente sensazionale, c'erano delle scene fantastiche. Questo non merito solo della grandissima regia di McQuarrie, ma anche della bellissima fotografia che ha il film. Però la regia di McQuarrie veramente è spettacolare. Ha certe scene che sono dirette in una maniera sensazionale, veramente. Certe inquadrature che tolgono il fiato. Come ad esempio la scena dell'Holojump o anche l'inseguimento a Parigi, che possiamo vedere nel trailer, o anche la famosa scena degli elicotteri che vediamo sempre nel trailer. Veramente, McQuarrie ha diretto benissimo questo Fallout. Una regia, non dico quasi perfetta, però che si avvicina molto a questo termine. Quindi, veramente, non ha fatto errori comunque generalmente di regia. Le scene d'azione sono chiarissime, capiamo tutto tranquillamente. E questa cosa l'ho apprezzata tantissimo. McQuarrie, ricordo che aveva anche scritto e diretto Rogue Nation, che era appunto il capitolo che veniva prima di Fallout. Ma qui c'è un cambio di c'è una scelta nuova più che altro, perché per la prima volta nella saga di Mission Impossible non abbiamo un sequel normale, abbiamo un sequel diretto. Perché? Perché cosa intendo con dicendo questa cosa? Perché 1, 2, 3 e 4, ma anche 5, sono 5 capitoli di una saga che non c'entrano nulla con l'altro. Se non per il fatto che il protagonista è lo stesso e ci sono qualche riferimento ai capitoli precedenti. Come possiamo pensare al quarto film, dove alla fine dove si scopre che Ethan ha finto la morte della moglie per farla vivere tranquillamente, in pace, perché sa che lui deve salvare il mondo. Cosa che verrà, tra l'altro, perché lui spesso è andato a salvare il mondo. Cosa che verrà spesso, tra l'altro, che verrà chiarita più che altro in Fallout, ma ne parleremo dopo. E il bello è proprio che questi piccoli collegamenti funzionavano nei capitoli precedenti, ma non collegavano direttamente i film. Cioè, non è che una cosa che accadeva nel capitolo precedente mi andava a settare quello che succede nel capitolo successivo. Mentre invece qua è così, perché Fallout è riducibile a descrizione come le conseguenze di Rogue Nation. Perché quello che avviene in Mission Impossible Fallout è semplicemente la conseguenza di quello che è avvenuto in Rogue Nation. Tutto quello che avviene in questa pellicola, la creazione di questo gruppo di villain chiamato gli Apostoli o altro, è appunto la conseguenza diretta di quello che è successo in Rogue Nation. E questa cosa è giustificata anche dal fatto che abbiamo di nuovo personaggi come il Solomon Lane interpretato da Sean Harris, e si vede nel trailer, quindi non è spoiler. E appunto abbiamo di nuovo lui come villain, come vero e proprio villain. E tra l'altro Sean Harris veramente bravo, è stato bravo, ma anche in Rogue Nation è stato molto bravo, quindi va bene così, è stato bravissimo sia in Rogue Nation che Fallout, anche se però ha messo un po' forse in secondo piano l'interpretazione degli altri personaggi che adesso andrò a dire. Qui il bello è che abbiamo un Ethan Hunt, che parlavo sempre da il mio attore preferito, grandissimo Tom Cruise, che è un Italan distrutto, ma in che senso distrutto? Nel senso che, più che altro non distrutto, stanco. È un Italan stanco, preso dagli incubi, che capisce che sta perdendo anche lui un po' colpi, ma, non ma cioè, riesce a fare benissimo quello che fa. Il problema è che molto spesso viene messo in difficoltà e gli vengono poste delle scelte e lui molto spesso fa la cosa giusta, però quando fa la cosa giusta qualcun altro rischia e questo è un problema. Però è anche la sua dote migliore, il fatto che veramente lui tiene alle persone, lui tiene alla vita delle persone, e questa è una cosa che verrà molto, ma veramente molto
vista in Fallout, perché è veramente importante, è quasi una delle cose principali della trama, proprio Ethan. E infatti qua questo film si concentra molto di più sull'Ethan Hunt di Tom Cruise, ed è una cosa fantastica, perché veramente io Tom Cruise così in forma non lo vedevo da anni, e se, è il mio attore preferito, e se lo dico io, ce n'è, perché io ho sempre difeso a spada tratta Tom Cruise. Anche in interpretazioni come La Mummia, che ho giudicato forse una delle cose migliori del film, di quella cacata della Mummia. Però, per dire, anche lì Tom Cruise non era stato, in verità non era stato eccezionale, però ho detto, no, comunque secondo me sono le cose migliori del film, perché ha fatto secondo me una decente interpretazione, possiamo chiamarla così. E quindi io l'ho sempre difeso a spada tratta. Però a un certo punto sono stato costretto ad ammettere con me stesso che effettivamente non era più il Tom Cruise delle grandi interpretazioni di una volta. Basta pensare anche all'ultima che gli è valsa la candidatura al Globo, che è quella di del produttore cinematografico in Tropic Thunder, o quella, o grandissime interpretazioni come quella di Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. Non era più il Tom Cruise di una volta, ma qui veramente vedevo un Tom Cruise che non vedevo da anni. Bravissimo in tutto, fantastico a rendere il ruolo, espressivo in ogni scena. E veramente intenso come Ethan Hunt. Qua lui è sempre stato perfetto come Ethan Hunt, ma mai come in questo film. Lui qua è pazzesco. Io veramente lo dico, per me è da candidatura all'Oscar Cruise qua. Qui veramente Cruise è da candidatura all'Oscar, e se non gliela danno sono degli stronzi infami. Cioè, per non dargliela devono esserci veramente persone che fanno un'interpretazione della vita, perché lui qua è veramente perfetto. Poi abbiamo di nuovo membri della squadra come Luther, interpretato da Ving Rhames, che ancora una volta ci fa ridere ed è bravo. Poi abbiamo Simon Pegg, che torna a interpretare Benji Dunn, che è un po' il comic relief della saga di Mission Impossible, ma è il comic relief che non è mai ingombrante, che è sempre divertente e che risulta perfetto ogni volta nel proprio ruolo. Quindi veramente Simon Pegg fantastico, anche se qua ha meno spazio rispetto a un Rogue Nation e a un, non lo so, un protocollo fantasma. Perché, come ripeto, la pellicola si concentra molto di più su Tom Cruise, ma va benissimo così, perché comunque gli viene dato il giusto spazio anche in questo, ovviamente. Poi abbiamo per la prima volta Henry Cavill, che interpreta Walker, questo agente della CIA ai comandi di Erica Sloan, che è il capo della CIA, o il vice capo, adesso non ho capito bene, che viene mandato in missione insieme a Ethan per garantire il successo della missione e recuperare assolutamente il plutonio a ogni condizione. Henry Cavill è stato protagonista del caso mediatico della questione Buffy, che è successo quando dovevano girare i reshot di Justice League, ma lui stava girando Mission Impossible Fallout e la produzione di Fallout gli ha vietato di rasarsi i baffi per girare scene da Superman. Risultato: Superman con i baffi non si poteva vedere, sono stati cancellati in CGI ed è stata una cosa alquanto orribile che ancora mi dà gli incubi la notte, ma sono assolutamente dettagli che non ci interessano in questo momento. Comunque, Henry Cavill, secondo me, ha fatto l'interpretazione migliore della sua carriera. È stato bravissimo, ha reso tantissimo questo cattivo Walker, perché Walker è un personaggio molto cattivo, nel senso che, cioè, è un assassino. Ci viene presentato come colui che sta facendo fuori tanti membri degli Apostoli, perché lui è molto cattivo. È un personaggio crudo, cioè un personaggio tosto che ci viene presentato, è l'esatto opposto di Ethan. Mentre Ethan ha a cuore la vita, noi abbiamo questo personaggio molto cattivo dal fatto che non ha a cuore la vita, lui fa quello che gli viene ordinato, lui ha degli ordini e li fa. Questo è il personaggio di Walker. Unica cosa, c'è una cosa sul personaggio che, ci sono due cose sul personaggio che non mi hanno convinto tantissimo. Una rivelazione a lui riguardante che non mi è piaciuta per una cosa che è successa, ma non è colpa del film, non è colpa della produzione, è colpa di un'altra cosa che è successa. L'altra cosa è il fatto che a un certo punto succederà una cosa, ma non voglio spiegare. Comunque sta di fatto che a un certo punto succede una cosa, ma non viene spiegato bene una certa cosa riguardante proprio questo personaggio. Sì, diciamo che ok, va bene, ma Poi abbiamo di nuovo Rebecca Ferguson che interpreta Ilsa Faust, che avevamo già visto nel capitolo precedente Rogue Nation, nuovo interesse amoroso di Ethan. Non si sono ancora baciati, questa cosa mi dispiace perché loro due insieme come personaggi Ethan e Ilsa ci vedo bene, però è giusto così, è giusto così. Belli momenti di tenerezza tra loro due all'interno della pellicola, perché è quasi una
È quasi una love story, ma non è pesante. Cioè, non c'è una parte pesante nel film riguardante la love story che ti fa cadere i coglioni. Forse una scenetta, forse potremmo evitare, eh. Però che ha senso alla fine, se ci si pensa, ed è contestualizzata perfettamente col resto della saga, col ragionamento sul resto della saga riguardante le donne di Ethan. Basta pensare appunto al personaggio di Michelle Morgan che riappare in questa pellicola, che interpretava Julia, l'ex moglie di Ethan, che anche qua appunto appare verso la fine, verso il grandissimo scontro finale. E capisci appunto il fatto che Ethan deve salvare il mondo. Lui è sempre quello pronto a salvare il mondo. E di qua se ne rimette la gente che sta vicino a lui. Però, ecco, diciamo questa parte si sente, ma non è mai pesante. E di questo sono contentissimo. Cosa dire? Bisogna dire che il film non ha quasi praticamente difetti. Cioè, la sceneggiatura è veramente incredibile. McQuarrie ha ancora scritto una volta una cosa sensazionale. Ha scritto ancora una volta una cosa sensazionale. Ricordo che Christopher McQuarrie premio Oscar per la sceneggiatura dei Soliti Sospetti. E anche qua ha scritto una roba incredibile che secondo me è assolutamente la candidatura all'Oscar perché è una sceneggiatura freschissima, proprio in forma. Mi è piaciuta veramente tanto come sceneggiatura. Ha qualche problemino, che non posso dire in questo momento perché andrei a spoilerare qualcosa e non voglio assolutamente spoilerarvi questo film. Però sì, diciamo che ha qualche problemino che però viene, diciamo, che si può tranquillamente risolvere, che si può tranquillamente risolvere, ma va bene così. Mi ero dimenticato di dire il personaggio della vedova bianca interpretata da Vanessa Kirby. Mi è piaciuta. È stato un personaggio un po' strano, non capivo dove volevano andare a parare con lei. E poi quando c'è stata una rivelazione sul personaggio ho capito e ho apprezzato, diciamo che ho apprezzato, non è un personaggio a cui viene dato così tanto zitto, così tanto a cui non viene dato così tanto spazio. Sì, lo stesso ogni mattina passa a Bayer rompo io, vabbè. Tralasciamo. E quindi, a parte alcuni difetti di sceneggiatura, io credo che Mission Impossible Fallout sia un film pazzesco. Io credo sia un capolavoro dell'azione. Credo sia un capolavoro del film action. Non annoia mai. 2 ore e mezza di pura adrenalina. Forse effettivamente potevano essere leggermente ridotte perché alcune scene sono un po' superficiali. Superflue, scusate. Però va bene così. Io credo che Fallout sia effettivamente un capolavoro del cinema d'azione e che lo sia effettivamente uno dei film d'azione più belli della storia del cinema, se non il più bello, e uno dei film più belli che abbia mai visto, e il film d'azione più bello che abbia mai visto, assolutamente. E alla luce di tutto questo, il mio voto per Mission Impossible Fallout è 9,5. Io l'ho amato, veramente è un film pazzesco e credo abbia la scena d'azione più bella dell'intera storia del cinema. Quindi assolutamente correte a vederlo perché Gesù Cristo ne vale tantissimo la pena. Quindi io sto per fare qualche spoiler riguardante la pellicola, anche per spiegare meglio quel grande difetto, l'unico grande difetto che ho riscontrato nella pellicola. Quindi io vi saluto, vi dico andate a vedere Fallout perché da 3, 2, 1 inizio spoiler. Allora, sappiate che l'avevo già girata questa parte spoiler, però il mio telefono è deficiente e praticamente nel video si vedeva l'immagine e l'audio si sentiva in anticipo perché mi ha tagliato un intero pezzo, quindi devo riregistrarla. Comunque parto dal dirvi le cose easy come ve le ho dette, perché magari riassumendo anche un po' di più. Allora, il difetto enorme del film di cui stavo parlando è la caratterizzazione di John Lark, aka August Walker, e quello che lo segue, perché per molto della pellicola tu pensi subito che sia lui il villain. E questo anche per colpa del caso mediatico e dei antibaffi, ma per la maggior parte del film, o almeno per metà film, ti fanno continuare a dire, cioè ti fanno continuare a far sembrare un pilla perché a me sembra lui, però no, non è lui, non è lui, alla fine è lui. Cioè, il punto è quello, non funziona così. Ma il problema è il problema. Questo però purtroppo è colpa del caso mediatico. Il vero problema sta nel fatto che Lark, anche se è un buon villain, a un certo punto ti viene da chiederti perché. In che senso perché? Perché lui ha questo idealismo. Ha l'idealismo di per esserci una grande pace, prima deve esserci una grande guerra e bisogna riscrivere il nuovo ordine mondiale. Ok.
Ma la mia domanda è, da dove ti è venuta fuori questa cosa? Perché ti è venuta in mente questa cosa? Cioè, non è possibile che tu una mattina ti sei svegliato e hai detto questa cosa. Cioè, non è possibile che... Cioè, non è che la mattina uno sta dormendo, si sveglia e fa, cazzo, riscriviamo un nuovo ordine mondiale e facciamo una grande guerra per arrivare a una grande pace. Cioè, non è possibile che uno si sveglia così la mattina. Capite? Cioè, ci deve essere qualcosa che l'abbia portato ad avere questi pensieri pericolosi. E vorrei proprio capire cosa, però non ci viene spiegato e comunque il personaggio di Lark non lo vedremo più perché comunque viene ucciso il personaggio di Lark barra Walker nello scontro finale con Ethan dove che secondo me è la scena più bella della storia del cinema, la scena d'azione più bella della storia del cinema, assolutamente sì, o almeno per tutti i film che ho visto, io ne ho visti tantissimi, ma secondo me è la più bella appunto perché vediamo questo inseguimento in elicottero dove Tom Cruise deve speronare l'elicottero di Walker barra Lark. Per appunto praticamente rubargli il detonatore delle due bombe e staccare questa piccola chiavetta che praticamente cosa succede con questa chiavetta? Non è una chiavetta, questo no, cos'è il sì, una, cioè, vabbè, una sorta di chiavetta inserita nel detonatore che se la si stacca gli altri possono rompere questi, tagliare questi fili verdi per sbloccare le bombe e interrompere il loro countdown. E c'è tutta questa scena dove loro hanno un quarto d'ora e Ethan si mette a inseguire Walker, quelle cose, è bellissima, mentre Ilsa e Benji combattono contro Lane e cercano di levare bombe, mentre Luther inizia a disinnescarne una. È adrenalinica, sono 2 ore e mezza di film tutto adrenaliniche, come ho detto prima, forse si poteva tagliare qualcosina. E poi c'è l'inseguimento a Parigi che mi è piaciuto abbastanza, è stato... anche quello molto bello e molto adrenalinico, però diciamo che tra le altre scene d'azione forse è quella che mi è piaciuta un po' meno, ma non per bellezza, ma solo per il fatto che mi sono piaciute da morire le altre, soprattutto la bathroom fight con Henry Cavill e Tom Cruise che fanno a botte con quello che dovrebbe fingere, quello che finge di essere John Lark, che è una scena pazzesca, ma ammazzato da ridere allo stesso tempo mi è piaciuta da morire. Ah, il personaggio di Lark muore quando nello scontro finale tra loro due che si ammazzano, tanto gli dice una frase bellissima che è perché non muori? Che è quello che ci chiediamo tutti, ragazzo mio, su Ethan. E la cosa proprio bella è che nello scontro loro a un certo punto finiscono giù dalla montagna e rimangono appesi così sulla parete. E Ethan nota che c'è il cavo che tiene attaccato l'elicottero attraverso questo gancio che si sta bam, piano piano staccando. Allora cosa fa? Prende il cavo, lo tira giù. E vedi il cavo che si infila nell'occhio qua a Henry Cavill e lo tira giù insieme all'elicottero. E sconvoltissimo, però ero troppo gasato per la scena, quindi non mi ha particolarmente. Come dire, non mi ha particolarmente dato fastidio il fatto che si infili proprio così, perché vabbè, una è veloce la scena, due comunque ero troppo preso da quanto cavolo mi stesse piacendo il film. E la cosa bella poi invece nel tutt'altro personaggi caratterizzati benissimo, anche se alcuni hanno meno spazio, la cosa veramente bella è quando alla fine ci sono loro dentro questa sorta di... cioè il campo medico dove alla fine stava lì come dottoressa l'ex moglie di Ethan, Giulia. E arriva la Sloane che dice, Erika Sloane interpretata da Angela Bassett, che anche lei è bravissima, che dice, ha capito cosa diceva Hanley, che l'IMF ce n'è bisogno, così, perché Hanley, che ricordo il personaggio interpretato da Alec Baldwin, anche lui è bravissimo, purtroppo muore per salvare Ethan quando scoprono che Walker è Lark. E mi è dispiaciuto da morire, però vabbè. Cosa succede? Loro, l'ex moglie di Ethan, Giulia, gli dice che ti ringrazio da sempre, mi hai fatto capire chi sono, cosa voglio fare, grazie a tutti, ti vorrò sempre bene. E poi se ne va un attimo, prima sussurra una cosa all'orecchio di Ilsa, che vabbè, sappiamo che gli piace Ethan e a Ethan piace Ilsa. Vabbè, cosa succede? Ora sono lì che fanno, e dice, ciao, come stai, tutto bene? Una bella scena tenera, diciamo. Lei tocca e fa, ah, le cose, sto crepando da ridere. Poi si guardano e fanno il solito, il solito. Lei fa il solito e loro, il solito. Poi tan 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 tan. Titoli di coda con i vari nomi degli attori. Poi Mission Impossible Fallout. Bello, bello, ma veramente, veramente tanto bello. Porca vacca, quanto mi è piaciuto.
Mission Impossible Fallout. Mi è piaciuto anche il personaggio della vedova bianca, che vedeva Vanessa Kirby, che si è scoperto poi essere una sorta di intermediario in vari scambi, che lavorava anche con la CIA per avere posizioni di rilievo, diciamo così. Un personaggio che non spicca sicuramente in tanti momenti, anche perché non appare tantissimo, però quel che appare alla fine è un suo utilizzo ce l'ha. Alla fine Lane non viene ucciso, ma viene mandato all'MI6, che aveva mandato tra l'altro Ilsa a uccidere Lane. Però Ilsa collabora ancora con Ethan e il team, quindi Benji e Luther, e praticamente catturano Lane e lo riportano alla MI6, che non vogliono che Lane riveli dettagli strani sulla loro operazione, cose così. E la cosa mi è piaciuta perché dà un senso interessante ancora di più alla storyline di Ilsa. E è bello il fatto che Ethan in questo film ha incubi varie cose con anche Lane, quindi io spero che Lane torni di nuovo ancora, anche se ero qua che dicevo minchia uccidetelo quanto ci vuole. Non lo so, vedremo come sarà strutturato un eventuale sequel. Io ci spero tanto perché amo la saga, lo sapete, ve l'ho detto all'inizio. Quindi niente ragazzi, questo era quello che pensavo riguardo a Mission Impossible Fallout, che trovate nelle sale cinematografiche in questo momento. Andatelo assolutamente a vedere perché è sicuramente il film più bello dell'anno finora. Quindi ragazzi, io vi saluto, ci vediamo in una prossima recensione. Ciao!